Ma sicuramente, se andiamo a vedere i giocatori che ha, è una squadra allestita per fare la Serie A, quindi con due o tre ritocchi può tranquillamente fare la Serie A. Grande squadra, ma credo che noi non abbiamo assolutamente demeritato, anzi, li abbiamo un attimino punzecchiati e purtroppo non siamo riusciti a sbloccarla al primo tempo. Poi abbiamo avuto quei 10 minuti di blackout dove loro hanno fatto gol e hanno avuto un paio di occasioni. Però credo che i ragazzi hanno anche il secondo tempo. Quella punizione regalata completamente sull'1-0 potevamo anche riacciuffarla. Peccato perché poteva, il pareggio poteva essere un risultato più giusto. Ma qualche difficoltà, ci capitano le occasioni e non le mettiamo dentro. Gli altri sono più cinici, più freddi, è normale. Però dobbiamo continuare a lavorare e a insistere su quelle cose che facciamo durante la settimana e poi prima o poi speriamo che anche noi andremo con più facilità al gol. No, ragazzi, come ho detto prima, mi aspetto qualche pedina, ma come sappiamo tutti, dobbiamo puntellarla questa rosa, anche perché con fra squalifiche, infortuni e tutto quanto, il campionato è molto lungo, ci sono ancora 20 partite, un girone abbastanza duro dove andremo a incontrare squadre che si stanno rinforzando. Questo però non significa sminuire il lavoro fatto fino adesso da questi ragazzi, anzi, deve essere un aiuto a questi ragazzi per poter alla fine affrontare un campionato con più serenità. Poter fare elementi per reparto, sicuramente sì, qualche pedina manca, manca come a centrocampo dove siamo abbastanza contati, però sappiamo, quindi un amico crede che una pedina per ogni reparto ci sia tutto.